tema della cyber security è un tema sicuramente molto complesso e articolato, che ha un'evoluzione continua e costante e che espone le aziende sia a livello nazionale che a livello internazionale a tutta una serie di conseguenze economiche e finanziarie, ma non solo, anche in termini di sicurezza non solo delle informazioni ma anche sicurezza fisica e sicurezza logica, che possono comportare delle conseguenze significative sia sull'azienda stessa che su tutta quella che è la catena logistico-produttiva a monte e a valle. Il tema della sicurezza cyber è un tema importante soprattutto anche per il mondo dell'energia, questo è evidente da diverse casistiche che anche nel corso degli ultimi anni si sono potute osservare a livello anche di eventi che a carattere pubblico sono stati resi noti. Purtroppo certi tipi di incidenti hanno comportato anche, ad esempio nel caso di pipeline del gas, hanno portato anche delle esplosioni, avrebbero potuto comportare anche una serie di conseguenze in termini di vite umane, che fortunatamente non sono accadute. Questo pone quindi l'attenzione della tematica della cyber security nel mondo dell'energia sicuramente a un posto molto alto e molto rilevante. È importante lavorare sul tema della cyber security sia in un'ottica di prevenzione che di controllo che anche di trasferimento finanziario di quello che è il rischio residuo dell'azienda stessa. Occorre lavorare quindi su dei processi di consapevolizzazione sul rischio, di quantificazione economica di questo rischio, di individuazione di quelle che sono le azioni di prevenzione e controllo da implementare, ma anche di protezione finanziaria di questo tipo di rischio, in quanto le esposizioni finanziarie a cui le aziende si possono trovare esposte possono essere anche particolarmente significative e mettere in discussione non solo il bilancio della singola azienda, ma anche i risultati di tutta quella che è la catena di fornitura che deve essere poi garantita. Da questo punto di vista, quindi, è importante fare un lavoro molto capillare su quella che è la consapevolizzazione delle aziende stesse e soprattutto nella definizione di processi dinamici di gestione del rischio che consentano di governare a tutto tondo un rischio appunto particolarmente significativo come quello del rischio cyber.